3, 2, 1, facciamo la guancetta di manzo brasata al vino rosso in pentola a pressione. Che figata! Ciao, cazzone, vai! Ciao e bentornati nella mia cucina. Vogliamo fare una cottura lunga. Siamo a fuoco, vediamo. Sembrerebbe di sì, molto bene. Una cottura lunga, però per accorciare i tempi vogliamo usare la fantastica pentola a pressione. E la voce fuori campo mi sta dicendo: mi sono dimenticato di comprare una cosa, perché la vedo già da come da cosa sta dicendo. Quindi usiamo, facciamo la guancia di manzo, eccola qui, bellissima, al vino rosso, la cuociamo in pentola a pressione. Partiamo con la ricetta, vai! Allora, per questa ricetta, che tutto sommato non è complicata perché è più o meno come fare un brasato, abbiamo bisogno di sedano, carote, cipolla, un po' di aromi, sale, pepe, vino rosso, che noi vogliamo farlo al vino rosso, eccolo qua, e basta. Se usiamo la pentola a pressione, i tempi naturalmente saranno ridotti, se invece non li usiamo, i tempi saranno più lunghi. Noi, in questo caso, vogliamo provare con la pentola a pressione. E pensiamo che un'oretta di tempo sia sufficiente, altrimenti in pentola normale ci vorranno sulle 3 ore. Il procedimento è lo stesso, cambia solo che invece di avere un coperchio che fa la pressione si usa un coperchio normale. Noi ce l'abbiamo e usiamo questo. Allora, mettiamo una pentola a pressione sul fuoco, mettiamo dentro un po' d'olio, lo schiamo un po' e mettiamo dentro la nostra guancia. Nel frattempo che la guancia si va a rosolare, noi tagliamo un po' di verdure, intanto, così ci spostiamo un attimo e allarghiamo un po' l'inquadratura. La carne si rosola e tagliamo un po' di verdure. Non ne abbiamo tanto sedano, purtroppo, abbiamo solo questo, però vabbè, intanto prepariamo il tutto. Stacchiamo la carne dal fondo, la giriamo e la facciamo rotolare anche dalla parte opposta. Nel frattempo prepariamo le nostre verdure. Una bella rotolata, anche veloce. Un po' appassire anche le verdure, visto che tanto il tempo c'è. Praticamente appena rosolata la carne diventerà dura come grass, come il cemento, e noi lasciamo là. Prendiamo la nostra cipolla, basta tagliarla a pezzi grossolani, non è che ha bisogno di chissà che razza è. Sì, in definitiva, essendo un tessuto connettivo la guancia, è definitivamente in definitiva come uno spezzatino, ha lo stesso concetto di cottura. Eccolo qua. Noi la lasciamo andare così, facciamo rosolare. Abbiamo adesso sedano, carote e cipolla. Li mettiamo dentro. Allora, facciamo un po' andare un altro 2 minuti, che così anche le verdure si appassiscono un attimino. Gli mettiamo dentro un po' di aromi, anche spugi. Se avevo dello spago lo legavo, purtroppo lo abbiamo finito e vabbè, compagna. Poi, visto che abbiamo, gli mettiamo un mix di spezie da marinare della Wiberg, che abbiamo qua, che è molto buono. Sulle cotture lunghe le spezie sono sempre essenziali. E aggiungiamo naturalmente un po' di pepe qua, e poi gli mettiamo anche un po' di sale, che lo mettiamo già, e comunque non tanto, che lo finiamo alla fine. Là. A questo punto la carne l'abbiamo rosolata, le verdure le abbiamo messe, le spezie anche. Siamo partiti con l'olio d'oliva, vai, perfetto. A questo punto prendiamo, alziamo il fuoco e gli mettiamo dentro un bel po' di vino rosso, diciamo, fino ad arrivare a sì, una metà.
così abbiamo coperto abbastanza. Adesso lo lasciamo là, gli facciamo prendere il bollore. Quando inizia a bollire, anzi subito, gli mettiamo su il nostro coperchio. Eccolo qua. Qua. Eccolo qua. Adesso il coperchio è messo. Perfetto. Lo teniamo un attimo al massimo, tanto la parte alcolica va per lo stesso attraverso la valvola, non abbiamo problemi. Lo lasciamo andare un'ora circa. Vediamo, forse un'ora è troppo. Tra mezz'ora magari gli diamo un'occhiata, poi vi diciamo i tempi di cottura. Vai, quando inizia naturalmente a fischiare abbassiamo la fiamma, questo è logico. Allora, eccoci qua. La nostra guancia si è ridotta dopo un'ora e un quarto di cottura, però è di una morbidezza, che è... E abbiamo però tutto questo bel sughetto, fantastico. Adesso questo qui lo spostiamo in un contenitore così, lo frulliamo, lo sistemiamo e facciamo tutte le cose buone che si possono fare con i sughetti tipo questo. Mamma mia, non vedo l'ora. Là. Eccolo qua, il frullatore immersione ti salva la vita. E otterremo una salsetta che è a dir poco speciale. Prendiamo, prendiamo il santano un attimo. Che il santano, signori, come vi dico sempre, vi salva la vita. Il santano, altro che il metano. Il santano ti dà una mano. Là. Allora, qua, prepariamo una puntina di santano, ma leggermente santanata proprio, eh. Il santano ti dà una mano. E qua. Mamma mia, guarda che salsetta che ti crei gonfia con una goccia di santano, guarda. Procuratevi il santano, costa poco e vi salva sempre la vita. A questo punto abbiamo la salsa che è già fatta, non occorre neanche restringerla. Signori, che piatto, che salsa, guarda, guarda. Ma che, io non voglio dire, ma che McDonald's, ora mi permetto di insistere, gli metto... Guarda che roba, guardate la bellezza. La salsetta qui gliela metto in mezzo così, voilà. Poi un leggero colpetto piano, basta. Un altro colpettino. Va. Guardate la bellezza, signori. Prendiamo un pezzo del nostro arrosto. L'arrosto. La nostra... Come si chiama qua? Guancia, proprio la tiriamo proprio con la forchetta così, guardate, mettiamo in parte il piatto, guarda, la tiro proprio via così, guarda, 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 col forchetto, guarda, mamma mia, questa secondo me piace quasi a tutti, guarda, voilà, guarda che bei filamenti che ha staccato, hop, tiriamo su la nostra, guarda, mamma mia, tre pezzi di guancia così, guarda che roba, questo lo teniamo per i nostri ospiti se fermo la serata. La se avessimo una foglia croccante che mi ha son mangiato, no, c'è ancora un pezzo di foglia croccante, guarda, due broccoli così, due cavoli così messi qua, uno qua, aspetta che questo è il testo, uno lo mettiamo qua, uno lo mettiamo massacrando, uno lo mettiamo qua, lavori a pinza, ma noi altri lavoriamo senza pinza perché non agaremo là, e abbiamo anche una foglia di cavolo, guarda qua, là. Prese la foglia, la spezzò, la mise sopra. Ma signori, cosa posso dire? Ma puoi dire qualcos'altro? Vedo la voce fuori campo che vuol dire qualcosa, prego. No, come colori proprio autunnali, invernali. Autunnali, invernali, bellissimo. Signori, qua, stavolta ci siamo proprio battuti. Qua proprio, guarda che piatto, guarda che piatto. Signori, signori, soprattutto signore, anche stavolta ci siamo battuti oltre il sistema. Andiamo a inquadrarlo. Bellissimo, io darei comunque tre consigli dopo questo piatto speciale che fra un po' qualcuno si mangerà. Numero uno, iscrivetevi al canale. Numero due, se vi piace mettete like, altrimenti lasciate stare. E numero tre, ricordate, siamo ciò che mangiamo. Ciao.